Continua la stagione teatrale organizzata dal Cinema Ferrari di Sapri, che aprirà le porte per accogliere Lina Sastri con il suo spettacolo Appunti di viaggio il prossimo sabato 18 marzo. Dopo gli incontri che hanno visto protagonisti Biagio Izzo, Carlo Buccirosso e Benedetto Casillo, questa volta la serata sarà interamente all'insegna del femminile. Lo spettacolo inizierà alle ore 21 e vedrà sul palco un volto noto della commedia, del cinema, del piccolo schermo ma anche della musica. Un artista a tutto tondo che in questo suo Appunti di viaggio ripercorrerà con le sue esibizioni molte delle tappe più importanti della sua carriera. Di lei si ricorda in primis la vittoria del Davide di Donatello nel film Mi manda Picone per la regia di Nanni Loi del 1984 come migliore attrice protagonista e ancora quella di migliore attrice non protagonista nella pellicola L'inchiesta diretta da Damiano Damiani del 1987. Un personaggio che vive soprattutto nel cuore del pubblico partenopeo, che l'ha vista crescere professionalmente. È proprio alla sua terra natale che Lina Sastri dedica molti altri suoi successi. Infatti, come cantante, ha pubblicato numerosi album principalmente napoletano e ha partecipato al Festival di Sanremo del 1992 con il brano Femmine e Mare. Così come per il cinema e la TV, anche la sua discografia vanta un lungo elenco di lavori prodotti e in teatro si associa il suo nome a opere quali Natale in casa Cupiello e Masaniello, con cui esordisce artisticamente. E un riconoscimento particolare le arriva anche dall'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che per sua iniziativa le conferisce il titolo di commentatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana il 15 marzo del 2011. Una grande attesa per la cittadinanza saprese che ospiterà l'arte e le performance di Lina Sastri. I biglietti si potranno acquistare anche in prevendita presso il botteghino del Cinema Ferrari.